la giornata era troppo bella per stare a casa, quindi andiamo a farci un giro in moto, ho tante cose da dirti, torniamo in moto con i vlog quelli classici così, in giro per il Trentino con la lei, la Bonneville T100 Black, bellissima, tra l'altro con la nuova gomma anteriore Pirelli Scorpion Trail 2, mentre il posteriore ho ancora la Phantom terribile. Volevo provare, intanto vedete qua il mio interfono col supporto smartphone che ho passato al mio vecchio, possiamo dire così, al mio papà, mentre volevo provare i guantini riscaldati qua, gli Alike Pordoi di Wheel Up, veramente molto interessanti, si stanno scaldando, vedete che c'è la lucetta accesa, fantastici, adesso sono sul medio, andiamo a provarli e per farlo andiamo, fatemi vedere un po' di montagne. Allora, l'idea era di andare in cima al Bondone, che è esattamente dietro quel campanile, ma adesso il sole sta già per tramontare, quindi andiamo qui in cima qua, andiamo in cima a quella montagna lì che è la Paganella, quindi andiamo a fare della Paganella come ormai migliaia di volte su questo canale, quella è la mia strada. Però oggi tranquilli con la Bonneville, così in relax e ci godiamo il caldo delle mani, no, e ho tante cose da dirti in realtà che sono successe, che succederanno e quindi chissà. Intanto chiacchieriamo, intanto andiamo a farci un giro in moto perché avevo proprio voglia. E imbocchiamo la strada per Fai della Paganella. Ho tante cose in realtà da dirti, tante cose che sono successe nelle ultime settimane, mi andava di fare un giretto, quindi oggi ho tirato fuori la Bonneville. Allora, prima di tutto, ronzino. Allora, ronzina dal meccanico per fare la frizione, perché non avevo più voglia, a dire il vero, di rismontare di nuovo, frizione e a sgommare i cerchi per verniciarli, perché è l'ultima cosa che mi manca anche una carena, realizzare le grafiche e poi per il resto il ronzino è finito. Questa è la prima cosa. La seconda erano i guanti, perché me li hanno mandati, io sono sempre stato attratto dai guanti riscaldati, ma non li ho mai poi valutati, perché alla fine ho detto vabbè, per l'uso che ne faccio io, quanto poi possono tenere caldo. In realtà, fin dai pochi chilometri che ho fatto, ragazzi, questa è la svolta, cioè per me che abito in Trentino e mi piace usare la moto tutto l'anno, anche a dicembre, a gennaio o all'inizio di febbraio, come in questo caso, i guanti riscaldati sono la svolta. Io ho gli Alike Pordoi riscaldati con il tris di batterie da 12V 3000 mAh, quindi il top. Sono regolabili non solo nella potenza di riscaldamento ma anche nelle zone, quindi abbiamo dita palmo dorso come pacchetto di riscaldamento. Adesso ce li ho a metà sulla lucetta blu e devo dire che sono fantastici, ragazzi, cioè cambia proprio la vita, eh. Ho fatto un giretto settimana scorsa con i guanti normali e dopo pochi chilometri hai le mani che veramente ti abbandonano, invece qua ho le mani calde, ma non calde nel senso tiepidine o che non mi danno fastidio, no, proprio calde, come se fosse estate, cioè come se foste a casa sul divano, e questo è veramente bellissimo. La sensibilità non è male, ovviamente è un guanto invernale, quindi è pur sempre un po' grosso, però è comunque una ottima sensibilità. I materiali sono fantastici, ragazzi, sono veramente fatti bene anche sotto la pelle, il dito che funziona col touchscreen, protezioni sulle nocche e sulle dita, sono certificati di livello 1. Bei guanti, belli, certo hanno un costo, 189€ i guanti, 40€ l'una le batterie più grandi come quelle che ho io da 3000 mAh, 12V e 14€ se non vado errato il caricabatterie. Io ho il pacchetto completo, devo dirvi, si costano ma ti cambiano la vita. Da quello che ho potuto leggere, la durata della batteria che si vede con queste chiare barrette rosse, non so se voi le vediate, dovrebbe essere a massima potenza 2 ore, a potenza magari minima circa il doppio, quindi 8 ore. C'è da dire che potete comprare, col fatto che le batterie sono intercambiabili, potete tranquillamente acquistare un altro set di batterie, o ancora meglio, visto che è un po' una briga toglierle e rimetterle, ancora meglio potete attaccare direttamente il cavo alla moto, che quello potrebbe essere, se avete una moto sola e non provate una moto a settimana come faccio io, che quindi risulterebbe un po' complicato,
sulla via vostra moto mettete il cavo, lo attaccate prima di partire e via. Il mio papà ha cambiato la gomma anteriore di questa Bonneville, perché la sua originale Phantom Trail lì era finita, e ha messo la Scorpion Trail 2. Raga, è cambiata la moto. Come spesso accade, la gommatura di primo equipaggiamento fa un po' cagare, posso dirlo? Posso dire cagare? Ma sì, è il mio canale, posso dire quello che voglio. La gommatura di primo equipaggiamento fa un po' pena, e quindi cambiandola, raga, è cambiata la moto. Veramente inserisce, che è uno spettacolo. Ora ci vorrebbe cambiarla posteriore. Io ho provato a convincerlo a cambiarle entrambe contemporaneamente, non ci sono riuscito, ma vabbè, intanto ci accontentiamo dell'anteriore e lo ringraziamo per avermi prestato la moto. L'ultima cosa di cui volevo parlarvi è l'assenza di queste ultime due settimane. Sì, perché sono andato in Spagna con l'aereo, ho preso 4 aerei in 3 giorni, ho fatto 6 tamponi per andare a provare una macchina per automoto.it. Sì, che bello ragazzi, sono estremamente orgoglioso, non avete idea di quanto io sia orgoglioso di questa cosa. Non so se ho svolto il compito al meglio, spero di sì per loro. Sono veramente orgoglioso, ho sempre seguito automoto da 10 anni a questa parte, ho un massimo rispetto per tutte le persone che lavorano lì dentro, tra cui alcuni giornalisti tra i migliori d'Italia, e essere parte anche solo per 2 giorni del loro gruppo vuol dire tanto per me, e quindi sono estremamente felice di questa cosa. Non so quando andrà in onda, in realtà lo so, ma tra qualche settimana andrà in onda, e nulla, è una macchina e nulla, non vi dico nient'altro, spero appunto, spero vediate il video e non siate troppo cattivi nei commenti, visto che è la mia prima volta. È stata un'esperienza incredibile, sai, aerei, tamponi, prima di partire, quando arrivi, 2 al giorno, prova la macchina, ci hanno lasciato liberi sulle strade di Malaga, è stato veramente, veramente figo ragazzi, veramente figo. Ho realizzato un video più o meno come quelli che faccio per le moto, forse mi sono dilungato un po' troppo, ma quello me lo direte poi voi. Un'altra cosa, intanto siamo arrivati zitti zitti a Fai della Paganella con le mani caldissime, e qua ci becchiamo anche un po' di sole in faccia, non vedo più nulla. Sono andato anche a vedere una moto e sto cercando una moto solo pista, però al momento gli usati hanno dei prezzi un po' vergognosi, non volevo spendere troppo, 5-6 mila euro, una cosa di questo genere. Ero andato a vedere una Ninja 1000 2008-2009, però non era tenuta secondo i miei canoni, è vero, era la pista, era bella bombardata, però non era tenuta granché bene, insomma, e ho deciso di non prenderla. Adesso sono ancora alla ricerca, vediamo se troverò qualcosa. Sicuramente la prima pistata sarà l'11 aprile a Misano, ovviamente con Dart Race, ho questa collaborazione, e quindi boh, vediamo. La moto intanto ragioniamo, il ronzino sta andando avanti seppur lentamente, ma sta andando avanti anche con quello. L'altra cosa, ho chiesto a Motoriders, quindi Aprilia Moto Guzzi Vogge e CF Moto di Trento, se posso avere magari una V85 TT per realizzare un altro test, perché insomma il video più visto del canale è quello più brutto che ho fatto, e questa cosa a me non va bene. Io la V85 vorrei provarla al meglio, come ho provato tante altre moto, e insomma mi dà fastidio che il video che abbia fatto 150.000 visualizzazioni sia stato il mio primo video sul canale, e diciamo che la qualità era un po' dubbia, diciamo, no? Non sono molto orgoglioso di quel video, quindi speriamo che ascoltino la mia richiesta, credo di sì, comunque lo sono bravissimi, e cerchiamo di portarvi anche quella recensione. Sono passato vicino alle piste da sci, c'è la gente che scia senza neve praticamente, no, qualcosa c'è qualcosina, poi la sparano, all'ombra fa freddino, quindi in questa situazione qua con la neve dalle parti ovviamente è freddino, i guanti sempre top. E mi ha fatto ridere, mi ha fatto riflettere, ha detto: questo è il periodo dell'anno dove ci sono motociclisti come me che vanno in giro patendo il freddo perché non vedono l'ora che inizi la stagione, e poi ci sono sciatori che invece vorrebbero che la stagione non finisse mai. Mi ha fatto abbastanza sorridere, perché è quella temperatura media dove adesso non è proprio freddissimo da novembre, fine novembre, inizio gennaio, è un pochino più caldo, e trovi loro che vanno a sciare e il motociclista che si fa il giro. E no, c'era un detto, no? Questo è il periodo dell'anno dove le persone con la giacca a vento incontrano le persone
con le maniche corte e si domandano a vicenda chi dei due sia il coglione. Piuttosto, più o meno, loro mi guardano come se fossi un coglione e io anche. La mia vecchia macchina. Ce l'avevo anche la GT. Comunque la Val di No, ragazzi, merita, eh. Adesso qua ci sono un po' di alberi, guardate che vista. Wow! Oggi è super limpido, tra l'altro, con questo bel sole, questi colori autunnali. Bello andare in moto così, soprattutto quando hai una bella moto come questa Bonneville e non patisci il freddo, perché è una parte importante del divertimento. Anche l'asfalto, paradossalmente, ovviamente c'è la ghiaia, però sono messi bene, eh. Dico, non sono male, non sono male gli asfalti, soprattutto qua dove sono un po' più trafficati. Non dico che potete già tirare, ma quasi, quasi, diciamo che siete sicuri per il momento. E per finire in bellezza, il traffico degli sciatori, che è un po' come il traffico degli esseri umani, ma senzienti, però questi. Quelli che bloccano tutta la valle ai poveri residenti ogni sabato e domenica. Fortuna che sono in moto, quindi a me, onestamente, loro mi fanno un baffo. Per fortuna, perché sennò gli starei mandando contro tutto il cielo. E a parte questo piccolo dettaglio degli sciatori consenzienti, noi ci rivediamo al prossimo video. Chissà cosa sarà. La V85? Boh, vediamo la recensione dei guanti. Per fare la recensione dei guanti volevo fare qualcosa di figo, non in giretto così. Quindi volevo veramente metterli alla prova. Che so, andare a vedere l'alba sul Pordoi, cioè una cosa del genere. Ovviamente senza sfidare le leggi della natura, nel senso, non voglio andare a meno 30 per vedere se scaldano, però è una roba, comunque, qualcosa di più interessante che il mio girettino così pomeridiano di questa domenica pomeriggio dopo essere tornato dalla Spagna. Comunque, continuo a seguirmi, ragazzi, a febbraio, dai, manca un mese e mezzo e tirate fuori le moto anche voi, dai, cioè un mese e mezzo e cominciate ad andare forte le moto, potete già tirarle fuori adesso come sto facendo io. Ovviamente fate passeggio, diciamo, fate due impennate, fate un po' di curvette, ma una roba tranquilla. State sani, noi ci rivediamo al prossimo video. Bella, ragazzi, ciao 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 ciao.